Ben ritrovati al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Ovviamente avevamo in programma di fare una presentazione in presenza con fiotti di pubblico contro ogni regola stabilita dagli ultimi DPCM, ma ci hanno chiusi prima di poterlo fare e quindi riserviamo questo appuntamento alla modalità digitale sperando di poter riprendere presto in modi più consueti le comunicazioni con il nostro pubblico, soprattutto gli eventi che richiedono anche la possibilità di fare domande, di interagire con gli autori e con i nostri ospiti. Cristoforo Gorno è un amico di Villa Giulia, abita in prossimità del museo, è un frequentatore abituale dell'area in cui sorge il museo, posso dire Valle Giulia. Ama questi luoghi e spesso ci siamo incontrati qui anche così, insomma, in modo occasionale per dire quanto sia bello frequentare quest'area Amo di questo Roma. museo, non, cosa, ringrazio il direttore Valentino Nizzo per questa opportunità, ma è un posto proprio si dice del cuore o dell'anima, no? Questo è uno dei miei posti preferiti in assoluto, non solo a Roma, ma nel mondo. E Per non lo cui per dice me per... essere qua un po' mi emoziona. non lo dice perché siamo qui, è proprio così, me lo ha sempre detto. Poi abbiamo avuto modo di incontrarci, di collaborare per alcuni dei suoi recenti documentari. Cristoforo ha lavorato molto dietro le cineprese come autore di importanti programmi di divulgazione, spesso dedicati al mondo antico che lo ha nel cuore e non soltanto, e ultimamente lo ha fatto davanti alla cinepresa. Io ho collaborato con lui nella trasmissione I Sette Re di Roma, e altre trasmissioni stanno andando in onda. I frutti di questo lavoro sono stati raccolti anche sotto forma di libri pubblicati da Rai Edizioni. Dello scorso anno è Io sono Cesare, ne ho ricevuto una copia proprio in coincidenza della nascita di mio figlio, e invece oggi siamo qui per parlare di cronache dall'antichità, che anche nel titolo riprende un'impostazione giornalistica narrativa in cui spesso dai voce agli autori del passato. Sì, è stata proprio una scelta di campo, è un po' la svolta di questo tipo di divulgazione televisiva, nel senso che avendo io appunto passato, non dico una vita, ma quasi da autore dietro le telecamere e da compratore di documentari, perché facevo all'epoca della Sette un quotidiano di storia, poi ancora prima, ancora la Rai, ancora prima Mediaset, insomma ero un compratore di documentari, li vedevo e poi li lavoravo. I documentari di storia antica hanno dei punti fissi tutti, che sono l'intervista all'esperto, la ricostruzione grafica dei posti, e la cosa per me più fastidiosa, che sono i cosiddetti reenactment, cioè le scene vissute, raccontate dalle fonti, reinterpretate da figuranti, comparse, attori, per cui non so, facce improbabili che vengono accoltellate nelle Idi di marzo, o ancora più improbabili che guidano cariche di cavalleria nell'impero persiano Gaugamela. Per cui, e non detto, facciamo una cosa in cui escludiamo le interviste e escludiamo le ricostruzioni e facciamo parlare gli antichi, contemporanei o di poco successivi. E da un punto di vista iconografico usiamo dove c'è l'iconografia contemporanea, dove non c'è l'iconografia contemporanea, l'iconografia anche successiva per come queste storie sono state interpretate. Per esempio, non abbiamo l'immagine di Giulia, figlia di Augusto, in esilio a Ventotene che si aggira disperata, però ci sono dei quadri bellissimi, raffaelliti inglesi in cui la si vede, e allora lavoriamo su quelli.
anche graficamente, mettendo a fuoco delle cose, sfocandone delle altre, facendoli vivere, perché quello è il modo in cui attraverso i millenni la storia di Giulia è stata vista. Certo, se fosse possibile, se ci fossero dei film che le raccontano, uno potrebbe usare le sequenze dei film come citazione. Quindi è raccontare la storia e anche rivederla attraverso gli occhi di quelli che generazione dopo generazione ne sono stati affascinati e l'hanno rielaborata. Ecco, quello che hai introdotto è un tema molto, molto interessante, perché riguarda i problemi della mediazione culturale. Effettivamente il pubblico, sia quello che assiste ai documentari, sia quello che visita i musei, sente, percepisce il bisogno di poter toccare la storia, vederla, immaginarla, senza mediazioni che possono essere invasive o che mettono in discussione le conoscenze di chi si confronta con il passato. Ma questo è un tema estremamente delicato. Diciamo, io ho potuto sperimentare nel mio lavoro all'interno dei musei l'importanza del Reenactment, del Museum Theater, proprio per aiutare e coinvolgere maggiormente. Quello che hai detto effettivamente è qualcosa che a volte altera il discorso, perché se ne abusa nei documentari, si sostituisce il racconto delle fonti con immagini non sempre a livello di ciò che si sta narrando. E nel tuo libro questo si percepisce, cioè si vede la poetica che c'è nel modo in cui tu imposti il tuo lavoro in televisione e nel modo in cui poi lo fai convergere sulla carta scritta. Hai aperto proprio il libro con una citazione. Vuoi dirci perché? No, sì, perché ovviamente uno si domanda perché nel 2020 poi, no, persone che vivono nella contemporaneità come me, che fanno un mestiere abbastanza contemporaneo, che la televisione, che poi ai primi anni della carriera ho fatto anche tante cose che non avevano niente a che vedere con la divulgazione, perché c'è questa fascinazione del mondo antico? Perché? Uno se lo domanda, ma perché deve interessare? Perché devo raccontarlo? Perché devo ritirare fuori queste storie? E allora ci ho ragionato ed è avvenuto, c'è stata proprio come un'illuminazione proprio durante un viaggio in esterna per Cronache dell'Antichità. Ero ad Olimpia, era il 2015, e ero in albergo la sera, avevo tra le mani un libro, tra l'altro di un amico che è Giorgio Ieranò, che era un professore a Trento. Avevo in mano questo libro di miti e la TV accesa con le notizie. La TV accesa mandava queste immagini veramente strazianti delle donne siriane profughe, dei profughi siriani, in particolare delle donne che tra Macedonia, Ungheria, Grecia attraversavano a piedi questi fiumi in piena, era marzo, con gelidi nei boschi, con questi bambini in braccio, e si percepiva già dalle immagini televisive la loro paura e nello stesso tempo la tensione per cercare di non spaventare questi bambini. Lo si vedeva nelle facce, era una roba impressionante. Io sono spaventata, sto attraversando un fiume in un paese straniero, sono in fuga dal mio paese che è in guerra, ho questo bambino in braccio, l'acqua che mi arriva ai fianchi, ma quello che voglio fare è attraversare senza spaventare. Per coincidenza avevo la pagina aperta su una poesia di Simoni, del Lamento di Danae, in cui, per fare un breve ripasso, la situazione è che il re Acrisio, gli viene dato un oracolo che il nipote lo ucciderà, allora chiude in carcere la figlia Danae in modo che nessuno possa avvicinarsi a lei e concepire un nipote, ma Zeus, sotto forma di pioggia d'oro, innamorato di Danae, si unisce a lei e concepisce l'eroe Perseo. Il nonno, non potendo uccidere figlia e nipote, perché sarebbe un crimine, per cui sarebbe perseguitato dalle furie, dalle rinni per chissà quanto tempo, decide di sbarazzarsene in un modo così, un po', mi viene una parola che non posso dire, ma li chiude in una cassa e li abbandona in mare. La Danae e il bambino,
e la poesia di Simonide fissa proprio quel momento in cui c'è lei chiusa nella cassa che sente il mare, le onde che frangono sul legno, il vento, e ha paura, ma non vuole che il bambino si spaventi, lui nella sua piccola veste rossa, e supplica Zeus di essere clemente perché lei sta perdendo la ragione. Quindi immagine televisiva, lamento di Danae, e tutto torna, cioè il mondo antico ci parla. Perché? Perché crea archetipi che sono arrivati fino a noi, dove c'è una adolescente che paga per colpe non sue, c'è Ifigenia sacrificata da Agamennone, dove c'è qualcuno che si rifiuta di obbedire alle leggi umane in obbedienza a un'etica più alta, c'è Antigone, e la stessa cosa succede con i personaggi storici. Cioè i personaggi storici, almeno fino a Giulio Cesare, escono quasi dalla dimensione storica e entrano, appartengono a una dimensione quasi mitica. Giulio Cesare è forse l'ultimo eroe omerico, discende da una dea, è ambiguo, generoso, brillante, buono, ma feroce, cattivo come Achille, come Alessandro. Quindi in questo senso il mondo antico per me ha creato delle figure che ci parlano ancora oggi, e forte. Beh, bello, questo si potrebbe sintetizzare con una frase: abbiamo bisogno di miti per comprendere la realtà. E è così, e i miti avevano uno scopo, quello di trasmettere dei messaggi che non erano per forza positivi, perché non sono tutte favole con il lieto fine. Anzi, come sapevano bene i padri della psicanalisi. Esatto, infatti, potendo riprendere e riallacciarsi ai vari miti. E l'esempio che hai fatto, insomma, è da brivido anche per la coincidenza. Una ruspice avrebbe apprezzato la tua capacità di cogliere questo messaggio. Devo dire, il sottotitolo del libro è 10 storie dalla guerra di Troia al tramonto degli dei. Io ogni volta che devo cominciare un articolo, soprattutto quando qualcuno mi commissiona un tema di sintesi, va a finire che sì, lo comincio, ma non è un articolo, diventa un libro, e sono costretto a riscriverlo per fare le due cose. Ormai quindi sono terrorizzato da questo tipo di richieste. Tu però sei riuscito a identificare 10 temi apparentemente slegati nel tempo, nello spazio, ma che si leggono con facilità passando l'uno dall'altro come se fossero una storia unica, unitaria. E insomma, questo mi ha colpito. Ci vuoi dire qualcosa su come sei arrivato a scegliere queste dieci cronache? Proprio con quell'intenzione. Cioè di avere in ciascuna di esse una fase. Abbiamo una fase all'inizio, la prima storia sono i ritorni di Agamennone e Odisseo, perché ci si rifà al mondo omerico, al mondo della guerra di Troia, quindi al tessuto comune a cui è legato tutto il Mediterraneo, che è quella parte di mito e etica in cui mito e storia si intrecciano, no? Per cui se i persiani erano discendenti di Perseo o Perseo, quello della cassa, gli etruschi di Tirreno, i romani di Enea, cioè come quello è il punto di partenza di tutti. Stiamo parlando dell'antichità greco-romana, ovviamente, certo. Non di quella egizia o mesopotamica. Per cui quello è uno. Poi la seconda storia è la fondazione di Roma, perché ne deriva Enea, poi ci sono un po' di generazioni di re di Alba Longa e poi si arriva a Romolo Remo e alla fondazione di Roma. Siamo ancora in una fase in cui la leggenda, il mito, l'etica e la storia sono inestricabili. Dopodiché andiamo nel mondo arcaico, per cui le Termopili. La cosa identitaria del mondo tra arcaico e classico, delle polis greche, per cui forse le guerre persiane l'apice, e per di più anche l'ultima fase prima dei sofisti, per cui prima della messa in discussione dei miti. Diciamo, siamo in un mondo di Eschilo, non ancora Sofocle e tantomeno Euripide. Fase successiva Sofocle. Per cui
l'arrivo della filosofia. C'era uno dei miei libri di formazione è Giorgio Colli, La nascita della filosofia, in cui no, la filosofia diventa qualcosa di successivo alla sofia, alla sapienza. E in questo senso Socrate con il suo daimon compie un ulteriore passo, una svolta nel mondo antico, se è stato, per come la vedo io. Dopodiché il mondo greco piano piano lascia il posto, il mondo greco delle polis, lascia il posto al mondo ellenistico, però non potevo raccontare Alessandro perché non l'ho raccontato in TV, perché non sono potuto andare là, però c'è un filo perché Socrate, Platone, Aristotele, Aristotele, Alessandro. Certo. E Alessandro è il primo che concepisce dall'Occidente l'idea, un'idea imperiale, di un impero globale che unisca tutti, ecumenico. Chi lo realizzerà? I Romani. Quindi la storia successiva, perché lui lo realizza da un punto di vista culturale ma non politico, mentre invece i Romani lo realizzeranno sia da un punto di vista culturale che politico. E qual è per me il punto di svolta nella nascita della superpotenza romana? È la sconfitta, la battaglia di Cannae, perché quello, se si leggono le cronache, non resta impressionante. Questi erano degli alieni, questi pigliano quattro legnate, una peggiore dell'altra, una di fila all'altra, e quando gli emissari cartaginesi di Annibale vanno per discutere la pace, loro dicono: quale pace? Vietato parlare di pace, vietato piangere in pubblico, vietato portare il lutto più di una settimana, una roba pazzesca lì. E lì secondo me si vede come nascerà la superpotenza. Questa sconfitta, che nessuno si sarebbe rialzato in piedi, questi. Non so cosa ne pensi tu, ma io quando leggo hai sicuramente individuato un nodo centrale, ed è significativo evidenziare che da una sconfitta e da un momento centrale di un episodio molto più lungo c'è una svolta. La faccia sconfitto, due eserciti consolari, due consoli sul campo, uno muore, decine di migliaia di morti, no? La descrizione di Livio della notizia che arriva a Roma è quasi che è già Tucidide della notizia della disfatta ateniese, in cui da ogni casa si alzano pianti. E cosa dicono i senatori? Dicono: noi pianti ci distraggono, non possiamo pensare, è dato piangere, piangete a bassa voce. E arruoliamo gli schiavi, arruoliamo i diciottenni, prendiamo le armi dai templi e riarmiamo l'esercito con le armi prese dai templi. Lì c'è una svolta, per me, così decisiva, proprio determinante, perché questi si rialzano in piedi da una cosa. Questo probabilmente anche gli storici l'avevano capito, per cui pongono molta enfasi su questa sconfitta, addirittura forse gareggiano per dire che c'erano più morti di quelli che in realtà c'erano, quando sappiamo che invece in altri momenti storici Tito Livio ha cercato di nascondere e mascherare altre sconfitte dei Romani. Un caso significativo è quello che ha portato al trono Servio Tullio, comunque tutta la fase etrusca della storia di Roma. E poi un altro evento drammatico è quello che porta ad un'altra svolta, ne hai parlato nel libro precedente, torni. Ma quello si ferma appena prima. Appena prima e tu completi, quindi in questo modo effettivamente dai il quadro. E anche lì lo fai con finezza psicologica, soffermandoti su tutti quanti i personaggi, sui loro rapporti, le loro relazioni, effettivamente mettendo insieme le fonti. Cesare ti ha proprio appassionato. Sì, per me è proprio per quello che si diceva prima, che questo suo essere in bilico tra la figura mitologica di cui parlerà Shakespeare, di cui parlerà Dante, e invece una persona in carne ed ossa che è effettivamente. Perché non vuole ascoltare i presagi che gli arrivavano anche da Scolina e tanti altri, quindi va verso il suo destino. Infatti quella che è l'autobiografia immaginaria, io sono Cesare, ovviamente si ferma la mattina del 20 di marzo appena prima che lui se ne esca di casa, mentre invece lì c'è l'episodio del 20 di marzo, perché è assolutamente un'altra svolta, no? È una data fondamentale nel passaggio dalla Repubblica al Principato, per cui verso la costruzione di quell'impero globale autocratico di cui Cesare è il primo iniziatore.
L'altro dopodiché tema è dopodiché l'altro tema che emerge, ma andiamo avanti con il tuo racconto, così stai dando informazioni a chi ci ascolta su tutte le cronache che tu hai scelto, è la importante presenza femminile. Inutile farci illusioni, il mondo antico è maschilista, il ruolo delle donne è minoritario, ma le donne ci sono e sanno agire al momento giusto, sanno influenzare la storia. Il mondo antico è paradossale, cioè attribuisce la guerra di Troia come colpa a Elena, quindi a una donna, però poi quelli che fanno la figura degli eroi sono sempre gli uomini. Insomma, in un certo senso c'è giustizia per le donne, c'è tanto spazio alle donne nei tuoi profili. Sì, a partire dal primo, perché il primo, che è il ritorno di Agamennone, è, per me Clitennestra è una figura eroica, mentre per i greci era il male assoluto, così, non era proprio la strega cattiva, non, per me è eroica le parole che mi mette in bocca Eschilo, che ovviamente è maschilista, che dice che alla fine no, è peggio non vendicare il padre che uccidere la madre, per tanto per dare un'idea. Poi Oreste, no, sì, hai ucciso tua madre, però era peggio se non vendicavi il padre. Quindi è una, le parole che mi mette in bocca Eschilo malvolentieri sono delle parole eroiche, quando no, lei esce dopo aver ucciso Agamennone e se ne vanta e dice: mi esili la città, mi insultino tutti perché ho ucciso questo che era la disgrazia della sua casa, lui che mi ha strappato la figlia, e dice: carissima doglia di parto per me. È un'eroina, e allo stesso modo io tratto da eroina un'altra strega nel libro, che per me è un'altra considerata strega, che è Agrippina, e che guarda caso fa la stessa fine di Clitennestra, ammazzata dal figlio. Quindi, e di Livia invece che mi dici? Livia è più... Livia, a un certo punto io mi sono anche chiesto, come cosa fantascientifica, ma se lei avesse progettato di vendicarsi nell'arco di tutti i decenni di unione con Ottaviano, di quello che Ottaviano le fa passare da ragazzina, che la fa, lei deve scappare, esule col marito, si sposa incinta dell'altro marito perché Ottaviano la vuole per sé. Livia è una figura secondo me inafferrabile, perché no, da una parte nelle fonti è questa strega che uccide tutti, anche lei, no? Fa il vuoto attorno a Ottaviano, non c'è mai una prova, è stata lei a far avvelenare, a far uccidere i due nipoti, Gaio Cesare, Lucio Cesare, chi lo sa, Marcello, l'ha ammazzato lei, tu. Però c'è sempre questa, addirittura che abbia lei avvelenato i fichi che Augusto raccoglieva personalmente con le sue mani, per cui è una figura inafferrabile. Io però cerco di anche darle quello che è il suo, e lei comunque mantiene saldo l'impero, impedisce che venga diviso tra vari eredi, impedisce, no? E anche Tiberio, che a parte il delirio degli ultimi anni della sua vita, il delirio caprese, però fino a... è un personaggio secondo me molto svalutato. Sono degli episodi, adesso non voglio, non so, forse mi sto allungando. No, è bellissimo ascoltarti, perché l'hai introiettata, l'hai vissuta, la vedi con un occhio che va oltre quella che, diciamo, è la prospettiva dello storico, che deve confrontarsi con fonti spesso contrastanti, cercare di capire effettivamente il vero che c'è in ciò che viene detto. La storia raccontata da Svetonio è molto simile a una novella 2000 avanti Cristo. Insomma, c'è difficoltà a volte nel far riaffiorare la vera identità di questi uomini e di queste donne rispetto all'immagine che ce ne hanno dato gli autori antichi, o quello che ne è sopravvissuto. Però proprio, secondo me, ci sono anche delle volte in cui
volendo parlarti male di qualcuno, per esempio, no? Svetonio di Tiberio, emergono delle notizie che ti portano da un'altra parte. Certo. Ci sono due cose che a me hanno impressionato, che sono, mi hanno impressionato da tempo, che sono quando suo fratello Druso muore, lui è a Pavia e viene a sapere che il fratello Druso, con cui lui ha condiviso questa infanzia terribile, cresciuti nella casa del nuovo marito della mamma, che peraltro è stato la causa della rovina della, del padre, e comunque no, di una... Certo. Lui viene a sapere, qui immaginiamo che sia un legame molto forte tra i due fratelli, tra Tiberio e Druso. Lui è a Pavia, viene a sapere che Druso è ammalato in fin di vita in Germania, negli accampamenti lungo i confini, prende senza scorta un solo uomo con lui che lo segue, un tale Barbaro di cui si dice il nome è nient'altro. E in pochi giorni lui, cambiando cavallo giorno e notte, arriva in tempo, attraversando il territorio ostili, senza scorta, Tiberio, arriva all'accampamento, al capezzale del fratello morente, che gli manda incontro, viene a saperlo, gli manda incontro le legioni, e lui, uno si immagina che questi legionari escono dagli accampamenti e si vedono arrivare a Tiberio da solo sul regno. Che scena deve essere stata? E poi quando lui va in esilio volontario a Rodi, dopo che no, Ottaviano lo fa Augusto ormai lo fa divorziare dalla sua adoratissima moglie di Pisania, lo costringe a sposare Giulia, lui se ne va a Rodi, dove sta anni. E c'è questo episodio in cui lui chiede ai notabili della città cosa può fare, in che modo può fare beneficenza ai malati. E questi notabili, pensando di fargli un favore, raccolgono sotto un portico le peggiori malattie e deformità dell'isola e gli fanno questa specie di galleria delle spighe umane. Lui arriva, li vede e la fonte dice: pensa un attimo a come reagire e poi cosa fa? Va da tutti e chiede scusa, perché non era sua intenzione che questi fossero costretti a esibire la loro disgrazia. Che personaggio è uno, certo, che fa così? È emblematico. È emblematico, dopodiché pare che a Capri abbia dato di testa, insomma succede, ci sono fasi della vita. Poi per chiudere, no, le storie dopo di lui c'è Agrippina, di cui abbiamo parlato, per una figura femminile secondo me eroica, Augusto abbiamo detto, abbiamo visto a parte le donne, e poi Adriano Antino. Perché chiudere con Adriano Antino? Ci ho ragionato. Io poi... sì, insomma è una scelta molto... Perché forse è l'ultima grande storia pagana. C'è anche la Gabalo poco dopo, ma forse Adriano è antico. La Gabalo è il mondo siriaco. Sono un ammiratore di Giuliano La Posta, sposto ancora più avanti, però sì, no, è vero. Però non è, sono storie di quasi resistenza, sì, di un mondo diverso. Sì. Cioè, la Gabalo è un mondo siriano, mentre invece l'ultima grande storia di paganesimo classico, con per di più influenze egizie, con una figura umana che è Antino, che viene divinizzata come un'altra volta, come Eracle, certo, come altre figure di semidei, o anche di giovani sfortunati, Giacinto, sì, Ganimede, esatto, sì, c'è tutta una cosa, diventa un archetipo anche lui, ed è l'ultimo. Ecco, questo fa riflettere, però poi hai sentito il bisogno di un ultimo capitolo, altrimenti non rispettavi il sottotitolo, fuori dal numero, e quello mi ha colpito, insomma, lo chiudi con una riflessione di tipo storico, insomma, da grande storico, affermi che la data tradizionale della fine dell'impero romano, 476 d.C., Romolo Augusto, che chiudeva bene, no? Si apre con Romolo e si chiude con Augustolo, seppur Romolo. E tu dici no, per me potrebbe essere vista in un'altra prospettiva, la fine del mondo classico, e si deve datare un secolo prima, al 380, deve essere ricondotta a Teodosio e a ciò che ha fatto Teodosio, dillo tu. No, non sono solo io, non è solo farina del mio sacco, adesso non l'ho letto su altri libri, ma è frutto di conversazioni con altri amici appassionati di storia antica, però
380 d.C., Teodosio, editto di Tessalonica, il primo di una serie di editti che mano a mano inaspriscono le condizioni di libertà dei pagani a favore del cristianesimo. Piano piano si incomincia a delineare come il cristianesimo sia l'unica religione consentita e i perseguitati diventano persecutori, i templi vengono saccheggiati, le statue distrutte, scompaiono dai radar delle opere come l'Atena Parthenos e lo Zeus di Fidia, e per di più ci sono tre grandi cardini simbolici del mondo antico greco-romano, che sono l'oracolo di Delfi, venerato in tutto il Mediterraneo dalla preistoria, la prima dell'età del bronzo, forse dall'ultimo neolitico, non si sa quando, però le origini dell'oracolo di Delfi si perdono, c'è sempre stato. Certo, magari non con quella connotazione apollinea, non c'è più, era già esangue, erano già evanescenti come simboli, però c'erano ancora. Il fuoco delle Vestali, che ardeva a Roma dai tempi della fondazione, viene spento. Ma probabilmente. viene spento. E i giochi di Olimpia, da cui i greci facevano partire addirittura il loro tempo, anche quelli spariscono. Tutto a partire da quegli editti. Ecco. Per cui lì, quel mondo antico che aveva identificato la guerra di Troia, i greci, Alessandro, i romani, gli etruschi, in certa misura anche le migrazioni galliche, cioè tutta quella parte d'Europa, il Nord Africa, Cirene, l'Egitto tolemaico, ma l'Egitto anche raccontato da Erodoto prima, tutta quella parte lì, c'è più. Sì, come se le parti avessero tagliato un filo che legava in continuità il mondo antico, aprendo una nuova pagina volutamente diversa rispetto alla precedente. Sappiamo che ci sono state anche dopo recrudescenze, parlavamo prima del 410, lo abbiamo ricordato durante il sacco in altre occasioni qui a Villa Giulia, la chiamata di aruspici, gli ultimi aruspici per cercare di salvare Roma, però costretti a esercitare quasi di nascosto, e quindi la loro arte e sapienza non ha efficacia. Ancora nel VI secolo si leggevano testi etruschi, venivano tradotti e utilizzati come fonte di sapienza, giusto per parlare degli etruschi, consentimelo, visto il luogo in cui ci troviamo. Insomma, il mondo antico si chiude, questo è uno spunto di riflessione, chissà che non sia l'inizio di un altro tuo libro, di un'altra trasmissione. Ringraziamo Cristoforo per questa mezz'ora piacevolissima passata insieme, lo abbiamo seguito con il pensiero e l'immaginazione, riscoprendo attraverso il suo racconto l'importanza dei miti e della storia che diventa mito e del modo in cui la si racconta. Ecco, sarebbe importante che questa consapevolezza fosse più diffusa, perché insomma i miti servono per comprendere la realtà, per comprendere il presente, per comprendere gli uomini, così come servono persone come Cristoforo che le sanno raccontare in questo modo così affascinante. Grazie Cristoforo, e a presto, da chiusi o da aperti? Vedi? No, ma da aperti.